58° congresso della SAIT a Milano e prima edizione del premio Siderius Nuncius, organizzato in collaborazione con l'INAF. Premiate tre categorie. La prima, intitolata Lucia Patrielli, era dedicata a chi si è distinto nella ricerca avendo conseguito il diploma di dottorato successivamente all'anno 2008, in questo caso Stefania Salvadori. La seconda, dedicata a Vittorio Castellani, era rivolta a singoli che abbiano acquisito alti meriti nella comunicazione scientifica dell'astronomia in Italia. A essere premiato il giornalista Pietro Greco. Terzo premio alla carriera, titolato a Siderius Nuncius, è stato attribuito a Giancarlo Setti, a cui si deve peraltro la costituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. A premiare Giancarlo Setti, il presidente dello stesso istituto, Giovanni Bignami. Alla realizzazione del lavoro, alla realizzazione di strumentazione competitiva a livello mondiale. Direi che Giancarlo Setti. Vieni, Giancarlo. Bravo. Il commento di Pietro Greco. Sono particolarmente felice perché è la prima volta che ricevo un premio non da una ma da due istituzioni scientifiche, due associazioni di scienziati, e questo per un divulgatore come me è il massimo a cui si possa aspirare nella carriera. E non può che dirsi soddisfatto il presidente della SAIT, Roberto Buonanno. E devo dire che alla fine della giornata sono veramente soddisfatto perché ho percepito l'adesione di tutta la comunità attorno a questa iniziativa. Finalmente abbiamo il riconoscimento che siamo una comunità. Tutti assieme riconosciamo il valore di chi ci ha portato a questo punto, tutti assieme riconosciamo il valore delle giovani astronome che purtroppo si trovano tutte all'estero fra le candidate, e tutti riconosciamo l'importanza che ha la comunicazione dell'astronomia sul nostro lavoro.